Ragazzi, secondo giorno di fiera, siamo molto molto felici, diciamo, della prima giornata, ma anche di questa qua che è in corso. Oggi voglio fare una cosa diversa. Ieri abbiamo fatto uno giro degli, diciamo, degli stand e degli espositori in generale. Oggi voglio far vedere qualche pezzo e qualche prezzo di qualche orologio. Andiamo a vedere un po' di vintage, ma anche qualcosa di nuovo. Vai! Siamo da Hobby Watch, vi voglio far vedere due pezzi bellissimi. Abbiamo un Tag Heuer Monaco, spettacolare, braccialato, ovviamente interamente originale. Prezzo? In fiera 2,7, per gli amici di Adoc il prezzo può rimanere pure questo. E poi abbiamo un bellissimo Eberhard Extra Fort. Questo è cassa in oro. Questo cassa in oro svizzera, quadrante originale, cosa molto molto rara. Questo viene 3,100, revisionato a maggio 2023. Questo è un bellissimo pezzo. Grazie. Grazie a voi. Allora ragazzi, siamo da Orologi LT, ovviamente c'è anche nuovo, abbiamo due super squale veramente micidiali, due colorazioni diverse. Che prezzo? Allora, prezzo per la fiera 1,100. Ottimo. E poi abbiamo questo bellissimo Mido, vi faccio vedere con tutta la scatola, ovviamente è tutto nuovo, Ocean Star Tribute. Sempre per la fiera 800 euro, nuovo, tutti nuovi, scatola e garanzia. Ricordatevi di cercare su Orologi LT. Ciao! Siamo da Mosan Watch. Vi faccio vedere due pezzi spettacolari. Abbiamo un Sandoz anni 70 con vetro prismatico. Guardate che bellezza, doppia corona. Che prezzo siamo qua? Qua stiamo sui 500. 500 euro e vi faccio vedere un Eberhard Corona d'Ore 6 movimento bumper. Siamo intorno agli anni 50, che è una cosa assurda. Che prezzo? Questo Sì, 800. Eberhard 800, ragazzi. Poi ovviamente c'è tanto 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 altro. Da Sergio Lamit, che Buongiorno, è il ciao. numero uno, vi voglio far vedere. Dai, numero uno. Senza esagerare, però comunque è uno dei numeri uno qui presenti alla fiera. Vi voglio far vedere questo Polpico Regulator 3000, orologio veramente raro da trovare e da vedere. Abbiamo un movimento praticamente automatico con una serie di complicazioni assurde. Abbiamo minuti, ore, calendario e secondi, tutto separato. C'è anche la riserva di carica. Tra l'altro anche la forma molto molto bella. Questo è un orologio che gira intorno ai 3.500 euro, ma Sergio ce lo offre a... Grande. Sergio, facci vedere un altro orologio, vai. Sì. Passiamo sullo sportivo. Sì. Questo qua, dai. Sì. Allora, questo è un super compressor doppia Kira, tutti e due originali, e un Olma Caravelle 200, Bellissimo. tenuto in una maniera spettacolare. Ma credimi, le condizioni, allora questo qua lo troviamo sempre in condizioni sempre che non, cioè, fanno piangere, invece questo qua è tenuto proprio. E su che prezzo siamo qui? Le quotazioni che girano sui 1200-1300, io lo sto vendendo a 900 euro. Ottimo, guardate che bellezza. Grazie Sergio. Se mi volete contattare, il mio contatto è questo. E voilà. Allora ragazzi, siamo qui da Ore Vintage, Ciao. che c'ha veramente tantissime belle cose, e vi faccio vedere due orologi che abbiamo, diciamo, tra virgolette selezionato. Abbiamo un Gloris con un calibro Venus 188. Guardate che freschezza, e poi più che altro lo stato, che è veramente, mamma Questo mia, boroncino ma originale. è proprio, non dico nuovo, ma comunque sta veramente molto 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 bene. Che prezzo facciamo qui? 500. 500 euro. E poi voglio far vedere quest'altro, un Eberhard con un calibro Lemania, com'era? 1883, quindi 18. carica manuale. Esatto. Veramente particolare. Che diametro è? 33 mm. Mamma mia, che eleganza. Fasi luna spettacolare. Che prezzo andiamo? 900. 900 euro. Però vi portate a casa un gioiello. Grazie. Adesso vi voglio portare in quest'altra sala dove abbiamo un po' di nuovo. Vi voglio far vedere qualcosa di nuovo e magari vedere anche qualche prezzo, perché comunque il mercato del nuovo è diverso da quello là del vintage, quindi possiamo comunque
dare un'occhiata a qualcosa di nuovo. Ragazzi, vi riporto di nuovo da Gravitin con i nostri amici. Vi voglio far vedere un orologio che ha un calibro serie Miota 9000, cioè Miota serie 9000, però che secondo me ha un prezzo veramente molto molto interessante e aggressivo, soprattutto per la costruzione. Abbiamo vetro zaffiro sia sul davanti che sul dietro, dove vediamo comunque il serie 9000, una cassa lavorata molto molto bene. Abbiamo anche del Super Luminova e il prezzo secondo me è interessante per le caratteristiche e per la qualità, vi assicuro che lo sto toccando ma c'è di qualità. E quanto esce? 399 euro, e vi portate a casa un orologio costruito bene, soprattutto che poi ha una bellissima storia, ma che magari la vedremo sul canale prossimamente. Ciao ragazzi. Ragazzi, siamo qui da Pachi, vi voglio far vedere, lo troviamo lì, eccolo là, e ci ha fatto vedere questo bellissimo Zenith Port Royal automatico, non facile da trovare, soprattutto fondo di magazzino è nuovo. Abbiamo anche la sua scatola e andiamo intorno ai 1000 euro. Vi voglio far vedere però la bellezza di questo orologio, mamma mia. E poi abbiamo, che avevo selezionato per voi, questo bellissimo Tissot Sea Star, ovviamente d'epoca, e andiamo su un prezzo di 600 euro, come vedete qua. Orologio anche questo stupendo, ma Pachi c'ha veramente tantissime belle cose. Ragazzi, siamo da Bencivenga Pietro, che ha una marea di orologi. Faccio dei bigliettini da vista. Ne abbiamo selezionati due: un Longines d'epoca, calibro 1682Z, cassa spettacolare, che il signor Pietro dà a 400 euro, e poi abbiamo uno Zenith Stellina in condizioni veramente spettacolari, oro 18 carati, che viene 1000 euro. Sono due pezzi molto importanti e il signor Pietro ha una vastità di orologi veramente unica. Grazie. Siamo qui da Sessa, abbiamo visto diversi video della gioielleria Sessa, che ha veramente tantissimi orologi in os. Guardate soltanto la quantità. Ci vogliamo soffermare un attimo su due Zenith. Questo qui che è bellissimo, è uno Zenith automatico, che tra l'altro hanno in tre colori: blu, verde e diciamo un rosso scuro, molto molto bello, e va sugli 800 euro, che è un prezzo secondo me straordinario per questo orologio. E voglio far vedere anche quest'altro Zenith Defy, sempre automatico, che va sui 1000. Ovviamente tutti i fondi di magazzino a gioielleria, quindi siete sempre assicurati. Ciao Sere!